Eccoci qui, siamo atterrati in Fortnite! Sì, ma ancora non ho capito cosa ci facciamo qui. Infatti, io avrei preferito stare a casa a scolarmi qualche birra e vedere la partita. Anzi, senza partita. Oh, ma che succede? Chi arriva? No, non ci credo! Eccolo, l'abbiamo trovato! Cosa, cercavate me? In realtà ti cercava Fry. Seriamente? Purtroppo sì. E per cosa? Facile, sono il tuo più grande ammiratore, bello! Oh, grazie! Ma aspetta, tu sei andato nel 3000, com'è possibile? Niente di complicato, stavamo facendo una consegna quando ho trovato una vecchia SD in un museo del 21esimo secolo e c'erano tutti i tuoi video. Wow, l'SD del mio telefono è un pezzo da museo. Aspetta, spero che non sia andato troppo a fondo. Io sì. Te pareva? Forza, mano, andiamo? Andiamo dove? In Fortnite, mi sembra ovvio. Cosa, e perché? Sei proprio stupido, eh. Scusate, ma se non mi spiegate. Questo è ancora più tonto di Fry. Voglio giocare con te perché sei il suo idolo. Oh, ora capisco. Beh, sarebbe un onore. Che pizza. Ma ha una condizione. Cioè? Faremo a turni e giocherete tutti. Ci stiamo. Cosa? Come? Ah, grande. Ma prima, ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se vorreste altri video così. Non dimenticate, come sempre, di aggiungere il mio codice creatore su Fortnite, Divano994, sullo shop. E non dimenticate che se state cercando un libro da leggere per quest'estate, potete trovare il link per il mio qua sotto in descrizione, oppure in tutte le librerie. Io l'ho già letto, è bellissimo. Davvero? Sì, era anche quello in un museo. Ah, grandissimo. Anche se è un po' nascosto, eh. Non avevo dubbi, si fa fatica a trovare. Mamma mia, spero che la mia disastrosa abilità nei videogiochi non ci faccia perdere. Sì, dai, siamo qui per divertirci. E poi mi ricordo che eri abbastanza bravino nei videogiochi. Sì, ma con quelli del 20esimo secolo qui ci sono troppi disegni. Cavoli, è vero, avrò giocato solo con dei poligoni che si muovevano. Bene, si scende. Forte, la navetta Planet Express. Eh già, effettivamente sembra di essere una delle nostre missioni. Beh, speriamo di no, visto come finivano. Non hai tutti i torti, eh. Beh, dai, magari incontriamo Zoidberg. Ti ricordi quando avete combattuto? Lascia stare, ci stavo rimettendo un braccio. Anche qui l'arma che avevo usato. Vero, anche se poi te l'hai riattaccato. Al contrario, però. Vabbè, quelli sono dettagli. E guarda, la prima arma, speriamo sia carica. Se no dovrò affrontare i nemici con la mia personalità. Su, sei il nostro eroe del futuro, non ci devi pensare. E questo cos'è? Slurma azzurro? No, mi dispiace, è solo scudo. Ah, neanche uno scudo salverà la mia scarsità. Dai, te l'ho detto, Fry, sei il nostro eroe del futuro. Giusto, hai ragione, Philip J. Fry sarà il miglior combattente del 21esimo secolo. Gran bel colpo, vedi che sei più coraggioso di quanto pensi? Cavolo, non credevo di farcela, sono il re di un fortunato disastro. Non penso di aver capito, ma ok. Wow, un boomerang, ne avevo uno da piccolo, ma me l'hanno tolto perché mi arrivava sempre in testa. Beh, questo spiega tante cose. Oh, guardate, amici, ci penso io con il mio boomerang. No, non farlo con le carta alta. Prendete questo. Ah, cavoli, sono davvero forti. Te l'ho detto, è troppo forte quando l'ho appena iniziato. Ah, forza, boomerang, colpisci, colpisci. No, non basterà. E va bene, prendi anche questa. Non ci credo, l'ha fatto fuori. Ah, evviva, oh. Peccato che si sia dimenticato degli altri. Tipico di Fry, l'ho visto dimenticarsi dove aveva messo il suo giubbotto rosso. Scusa, quello ce l'ha sempre su. Appunto. Ah, ecco, dovevo immaginarlo. Forza, andiamo, sono curiosa di vedere questo mondo. Certo, ma quello è mordicchio, che carino. Sì, ma ti consiglio di non avvicinarti troppo. No, non ti preoccupare, non c'è pericolo, me lo ricordo bene. Bene, ora facciamo vedere di cosa è capace il comandante della Planet Express. Effettivamente lei era forte nel cartone, anche se qua, vabbè, sarà un'altra cosa. Ok, dispositivo di occultamento attivato. Avvicinamento nemico e sparo! Non ci credo. Niente male per quella nuova, eh. Scusa, giuro che mi rimangio tutto. Quindi come li faccio fuori? Ci vorrebbe un fucile di precisione, oh. Aspetta, provo con questo. Cavoli, l'ha preso. E ancora, ia! Oh, seconda eliminazione, assurdo, forte. Oh, che succede? No, sì, presto, corri. Ci sto provando, ma questa nube non aiuta. Ci vorrebbe un miracolo. Forza, vado di qui, Incredibile, la corrente d'aria può farcela. Salva per un pelo. E occhio la prossima. Oh, scusami. Farò finta di non aver sentito, ma questo è un boomerang. Sì, esattamente. Forte per una guerriera come me, l'ideale. Speriamo, ma Fry non ha portato troppa fortuna, eh. Guarda, gli voglio bene, ma Fry ti sembra un guerriero? No, più l'aria di un fattorino. Esatto, perché è un fattorino e non un guerriero. Giusto, onesto, ma volevo chiederti. Cosa? Per caso il vino d'oro che ti porti dietro è di un certo robot che conosciamo. Sì, l'aveva vinto a Robo Inferno. Ah, ecco, infatti. Oh, ma guarda, mordicchio si è addormentato. Che tenero. Ci credo, qui non succede nulla. Effettivamente non stiamo trovando nessuno. Non sarà che... Che cosa? Oh, sì, giusto. Buone notizie, Ciormaglia. Sì, ma quali? Mi sembra di parlare con il professore, ma lui ha più di 100 anni. Ah, sì, scusa, è che siamo tra i primi 4. Oh, bene, allora proviamo a vincere. Direi di sì. Dobbiamo fare, nessuna arma di questo mondo può fermarmi.
e infatti ne hanno usato una del suo mondo. Assurdo. Ehi amici umani, lasciate spazio a un vero giocatore professionista. Prepariamoci a vincere questa cosa. Grande Bender, tu sì che mi carichi. Ma perché ti butti qui? Zitto insaccato, fidati dello zio Bender. Sì, ma è pericoloso, di solito è pieno di nemici. Pieno di tesori, vorrei dire. Vedo un sacco di forzieri. Sì, per quello sì, ma... Ma niente, guarda, mo apro questo e... Ehi, dove sono i tesori? Te lo stavo per dire, qui trovi sì i forzieri, ma con dentro armi tipo le granate. Sai cosa ne penso delle tue granate? È questo! No, Bender! Addio, granata! Oh, è impazzito, così ci farà beccare. Aspetta, ho visto qualcosa. Oh no, penso di aver capito. Oh sì, un registratore di cassa. E c'è dell'oro, wow. Questo posto comincia a piacermi. Non avevo dubbi. Rimane il problema dei nemici. E sai com'è? Stiamo giocando a Fortnite, mica all'isola del tesoro. Avrei bisogno della mia pistola a raggi scintillanti. Ma quella c'è. Cosa? Sì, l'hanno fatto prima fuori Lela usandola. Cosa caspio aspettava a dirmelo? Il robo nasale. E non sapevo ti servisse. E poi non saprei neanche dove trovarla. Basterà cercare un altro vender. Tranquillo, lo rilevo io. E come? Come? Col mio cu. Calmo con le parole che non si può. Scusa, ma tu fai domande stupide. Cosa dicevi? Userò la mappa. E infatti eccolo qua, guardalo come me. Cavoli, dovrebbero averli fatti nella stessa fabbrica. Quello che dice anche lui. Già, lo sapevo. Ora abbiamo due Bender sulla piazza. Ah, esatto, adesso nessuno potrà fermare. Bender! Oh, finalmente dell'oro. Bravo, bravo, ma potremmo pensare anche ai nemici? Non ci sono nemici. Quello? Oh, cavoli, ha ragione. Oh, prendi questo. Wow, quella pistola funziona. Ah, sì, sì, soprattutto per far fuori gli esseri umani. Forte. Oh, aspetta, come? Ehi, socio, cosa stai facendo? Ci sono fusi in circuiti. Ah, devi aver visto qualcosa. Dove si nasconde l'umano? Non lo so, ma fossi lui avrei paura. Ti ha beccato, codardo. E sono due, wow. Io e mio fratello distruggere. Volevo dire, vinceremo tutto. Speriamo. Oh no, mi sa che lo attaccano. Resisti, fratello. Oh, caspio, l'hanno eliminato. Cavolo, che disastro. E va bene, umani, l'avete voluto voi. All'attacco. No, cavolo, buttarti così. Ehi, che cosa vuoi? Ecco, lo sapevo, c'è sempre qualcuno di più forte, si sa. Non sono stato male in fondo. Magari con un po' più di pratica. Bravo, Fra, sei migliorato molto durante la partita. È vero, non male per un umano. Ragazzi, siete stati fantastici, ognuno a modo suo. Fry è incredibile, mi hai dimostrato del coraggio. E Lele Bender, vabbè. E la sua forza e Bender. E Bender. Grazie, Vano, sei stato un grande motivatore durante le nostre partite. Sì, è vero, senza il tuo incoraggiamento non avremmo giocato così bene. È vero, ti devo davvero, umano. E te la per la prossima avventura. Ciao, Giurmaglia. Grazie a tutti per averci seguito, ragazzi, in questa epica sfida. Speriamo di vederci presto in altre avventure. E mi raccomando, voi tutti, ricordate, baciate il mio metallico scintillante cu. No! Vabbè, dai, belle partite. Anche se mi ha fatto schifo, ma quelli sono dettagli. Perché mi sembra di dimenticarmi qualcosa? O meglio di qualcuno. Oddio, è vero, Optimus. Non avevi promesso di sbloccarmi? Oh, sì, scusa, è che... non sapevo che usare, ecco. Non c'è problema, bro. Puoi sempre usare me. Oddio, mi ascolo, Maranza, no! Bene, ragazzi, a quanto pare dovrò mettere un po' il turbo, perché so che la stagione di Fortnite terminerà a breve, quindi farò ancora un ultimo only up, probabilmente. Non so ancora che personaggio, ve lo farò scegliere a voi. Poi devo assolutamente recuperare i livelli, perché sennò Optimus mi fa pezzetti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, non dimenticatelo. E come sempre, aggiungetemi il codice creatore Divano994 se volete supportarmi. Come sempre, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il mio libro. Prima di chiudere, viene andare a un angolo di saluti. Saluto prima gli holly up ancora, visto che avevo chiesto se voleste ancora gli app o meno. Saluto news.com000. Ciao Vano, i tuoi video sono sempre divertiti così. Ti ringrazio, ciao. Poi saluto Eplipinio8484, spero di aver letto giusto, ciao. Poi saluto Daniele Socciarella 03570. Fanno ancora altri video con Fortnite. Certo, Fortnite sicuro, la domanda era solo gli app. Poi ve ne faccio un'altra dopo. Poi saluto Sasà di nuovo. E saluto anche AlsiSas6207. Puoi salutare in video per favore? Certo, ti saluto, ciao. E poi andiamo agli only up basta, perché alcuni sono stufati, ci può anche stare. Alespo Official, ti prego, mi hai intontito, only up ovunque. C'è un... Poi saluto Isaac Daniel Colmenare Sbogad1004, non so se l'ho letto giusto. Ti saluto comunque. Saluto Monica Cerreto 7684. Ciao a Lovelore 9454. Ma ha laggato. Sì, purtroppo sì, raga. Cioè, secondo me con Goku ci sarei arrivato anche in fondo, ma proprio in quel punto ha laggato. Saluto UserXi3NC1VO5H. E niente, perché era l'ultimo. Io come al solito vi ringrazio. E fatemi sapere se vorreste only up oppure Battle Royale, mettendo hashtag only up o hashtag Battle Royale, così io capisco
per mercoledì cosa portare dei due. Bene, io spero, come vi dicevo prima, questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo mercoledì e venerdì con un altro nuovo video, tutti i giorni con un nuovo shorts. Bella raga, ciao! Mettere la felpa per assomigliare a Fry, ma sto caldo, sto sciogliendo, altro che Futurama. Thank you.